Ceccherini al centro delle polemiche, le scandalose parole in diretta. Un acceso dibattito ha coinvolto l'attore Massimo Ceccherini, accusato di antisemitismo dopo le sue dichiarazioni riguardanti la cerimonia degli Oscar. Parlando in un programma televisivo, Ceccherini ha espresso orgoglio per il suo lavoro nel film di Matteo Garrone, Io Capitano, candidato come miglior film internazionale. Tuttavia, ha suscitato controversie affermando che il premio sarebbe stato vinto da un film ebraico, citando implicitamente La zona di interesse di Jonathan Glazer, che narra la vita del comandante di Auschwitz. Queste parole hanno scatenato la reazione negativa della comunità ebraica, con figure di spicco che hanno condannato il commento come gravissimo e inaccettabile, riconducendolo agli stereotipi antisemiti. Ceccherini ha successivamente chiesto scusa, affermando di essere stato frainteso e di non aver voluto offendere nessuno. Ha precisato di riferirsi ai film sul tema ebraico che spesso ricevono riconoscimenti agli Oscar. La polemica non si è limitata a questo, con l'Unione Giovani Ebrei d'Italia e altri che hanno espresso il proprio disappunto per l'indifferenza mostrata dalla conduttrice televisiva durante l'episodio. Inoltre, Maurizio Gasparri di Forza Italia ha sollevato formalmente la questione, richiedendo chiarimenti su come la RAI gestirà l'incidente, sottolineando l'importanza di prendere provvedimenti seri contro simili manifestazioni di razzismo. La questione solleva interrogativi sul ruolo dei media nel perpetuare stereotipi dannosi e sulla responsabilità delle figure pubbliche nel mantenere un discorso rispettoso. Ceccherini ha espresso delusione per non aver vinto l'Oscar, ma ha rimarcato l'importanza e l'onore di aver lavorato a un film di tale livello. Le reazioni suscitate dimostrano la sensibilità di temi come l'antisemitismo e l'importanza della cautela nelle dichiarazioni pubbliche. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.